I cristiani non hanno a che fare con un Dio invidioso, in competizione con l'uomo, o che si diverte a metterlo alla prova. Queste sono l'immagine di tante divinità pagane, no? Leggiamo nella lettera di Giacomo Apostolo. Dice così: nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male ed Egli non tenta nessuno. Semmai il contrario. Il Padre non è l'autore del male. A nessun figlio che chiede un pesce dà una serpe, come Gesù insegna. E quando il male si affaccia nella vita dell'uomo, combatte al suo fianco perché possa esserne liberato. Un Dio che sempre combatte per noi, non contro di noi, il Padre.